Allora, di avere un insieme di T e che questa sia DT e abbiamo un punto di frontiera P e abbiamo una funzione F. F è sicuramente definita su un A valore in R e A contiene T. Diciamo che stiamo in R2 per essere sia coerenti con la figura sia per evitare di generalizzare subito. Allora andiamo, perché voglio analizzare prima fino in fondo la situazione bidimensionale. Poi la situazione tridimensionale è in qualche modo analoga, ma prima dobbiamo capire bene la situazione bidimensionale. Allora, abbiamo visto, qui c'è questa del t, diciamo che è l'insieme descritto dall'equazione f grande uguale a 3, dove f grande è un'altra funzione che... Allora, qui noi abbiamo un vettore, che è il gradiente di f grande, calcolabile in t, che è ortogonale a questa curva di t. Quindi, se io mi sposto lungo la frontiera di piccoli spostamenti sono ortogonali a questo vettore. E questo l'abbiamo capito. Perché questa è una curva di livello di F grande. Andiamo invece adesso a vedere la curva di livello di F piccolo. Quindi andiamo a vedere la curva F piccolo uguale F di T. No? Cioè andiamo a vedere. Allora, possiamo avere varie situazioni. Diverso da zero, allora che vuol dire? Che quando mi vado a spostare lungo questa curva di livello, per piccoli spostamenti, questo è ortogonale a questo, questo è ortogonale a questo, questi due spostamenti, quello sul bianco e quello sul blu, produrranno lo stesso angolo, che è diverso da zero, o un angolo molto vicino a quello, che comunque è diverso da zero. E quindi quando mi vado a spostare localmente, perché noi abbiamo zoomato, quindi qua tutta questa zona qua appartiene a T e tutta questa zona qua non appartiene a T. Ma soprattutto questo pezzo qua, diciamo, appartiene a T, questo pezzo qua pure appartiene a T. Allora, che cosa succede? Da questa parte la funzione cresce, da questa parte la funzione decresce. Quindi B matematicamente non può essere né massimo né minimo. Qua il livello era F di T, valeva 1, di qua è maggiore di 1, qua siamo per esempio a 1,5 e qua siamo a 0,5. Quindi non è possibile che B sia. Cosa può succedere però? Può succedere che i due gradienti siano paralleli. Due gradienti, questo è il gradiente di F piccolo. Allora, questa quindi è una condizione necessaria. Però io ancora non ho disegnato la curva di livello. Andiamo a vedere cosa succede adesso con la curva di livello. La curva di livello, le due curve di livello, quella bianca e quella blu, essendo entrambe ortogonali allo stesso vettore sostanzialmente, devono essere tangenti nel punto P. Però ci sono vari modi di essere tangenti. Allora, la curva di livello potrebbe essere fatta così. Il punto P che cos'è? Questo è il livello F uguale a F di P. Anzi, non c'era necessità di fare la tratteggiata, abbiamo detto, perché uno è bianco.
funzione vale f di t, di qua su t vale di meno. Caso P è punto di max locale o assoluto? Locale, perché noi qua conosciamo la situazione. Se da un'altra parte la curva di livello va a intersecare P, non lo sappiamo, perché se qua si interseca una, diciamo, lontano, ci sono questi punti che stanno al di sopra del livello f di p, potrebbe succedere. Quindi noi sappiamo soltanto che un punto di massa locale, diciamo relativo o relativo, relativo a un intorno di p. Quindi questo potrebbe succedere, può non succedere, può non succedere, ma la cosa importante è che non lo sappiamo. Andiamo a fare un'altra situazione. Andiamo a disegnare le due curve in questo modo. Stavolta la curva bianca sta sotto e la curva blu sta su. Sono sempre tangenti, però capita così. Che cos'è? P? P in questo caso non è né massimo né minimo. Per quale motivo? Vedete, qua questi punti stanno qui. E questi punti dove stanno? Se qua il livello è f di p, e qua il livello è superiore. Quindi questi punti, in questi punti che ho evidenziato, la funzione vale di più. In quest'altro punto, quelli dove c'è il reticolato, la funzione vale di meno. Ricordatevi la cosa banale: la curva di livello separa i livelli, quello di qua sta di sotto, di là e di sotto. Localmente succede sempre. Okay. Andiamo a fare un'altra situazione. Allora, quindi qua P non è né max né minimo locale. Okay. Andiamo a fare un'altra situazione. Già parte interna, può succedere, io posso voler massimizzare per esempio la mia funzione solo sulla frontiera dell'ellisse, poteva succedere, o sulla frontiera della, di t più in generale, frontiera dell'ellisse nel caso delle serie. In questo caso che cos'è P? In questo caso P è minimo locale. I punti blu dove stanno rispetto alla curva che separa i livelli? Stanno tutti di sopra. Quindi in questo punto il valore è il livello più basso. Se vado a fare le altre punte di livello, scusami, interseco livelli superiori, quindi il livello della funzione qua è il più basso
tra i punti che stanno sulla. Quindi la stessa situazione di prima con la stessa curva di livello, che cosa è cambiato? T. Cioè, se io mi muovo solo sulla frontiera, questo è un punto di minimo, ma se poi mi posso muovere verso l'interno, questo non è né massimo né minimo. Perché di qua ci stanno i punti dove la funzione vale di meno, qua e qua ci stanno i punti dove la funzione vale di più. È chiaro questo esempio? Sto a fare proprio lentissimamente, proprio perché voglio che sia, deve essere limpido, chiaro. In questo caso P è un minimo locale. Andiamo a fare un altro esempio. Allora, cioè abbiamo la stessa situazione di prima per quanto riguarda T, cioè T è soltanto la sua frontiera, cioè non ha punti interni. Stavolta entrambe le curve di livello sono tangenti, cioè hanno la stessa normale, però F uguale F di P, vi ricordate la parola che usavamo per dire, l'abbiamo usata quando abbiamo parlato delle, quando abbiamo fatto le equazioni differenziali, quando due curve, diciamo quando due, sì, curve, hanno a un certo punto la stessa tangente, ma una curva sta da una parte e la curva sta a sinistra e poi sta dall'altra parte a destra, come dicevamo, che le curve si scavalcavano. Lo ricordate? E è praticamente le soluzioni della stessa equazione differenziale. Del primo ordine, se può capitare in certi casi che ci sia questo tipo di situazione, se il diciamo f' uguale f di x, se f non era c1, se era solo continua, poteva succedere, per esempio, se vi ricordate l'equazione di x' uguale y a 2 terzi, aveva per soluzione la soluzione nulla e la soluzione x cubo che si scavalcava, 0 x cubo, fanno una cosa del genere. Allora, può succedere che due funzioni, f grande uguale a 0 e f piccolo uguale a f di p, questi sono, diciamo, poi sempre quando faremo il teorema del limite potremmo vedere che questi possono essere grafici funzioni di una variabile, questi due grafici potrebbero scavalcarsi. Quindi hanno la stessa tangente in questo punto, cioè hanno anche proprio la stessa normale, ma e quindi in questa situazione P che cos'è? P non è né max né minimo. Perché non è né massimo né minimo? Perché stavolta non mi interessa se ci sta T sotto o no, cioè se c'è solo un pezzo di frontiera o se ci sta anche la parte interna, ma già i punti della frontiera, in questo caso già i punti della frontiera stanno un po' da una parte e un po' dall'altra parte, quindi qual è la condizione sufficiente per avere la condizione sufficiente affinché una condizione sufficiente P sia max o minimo locale per f grande e f piccolo su t, è che localmente t in pezzo k
sofisticato intorno a tutti che sono intorno, sia contenuto nell'insieme, diciamo, il nu di pezze capo di P, di pezze capo F, insieme delle X, anche F di X è meno uguale. Cioè, se lo volete dire a parole, questa che cos'è? Quando ci mettete l'uguale alla curva di livello F uguale F di P, deve lasciare l'insieme tutto dalla stessa parte. Ok? Questo non è altro che scrivere la definizione di massimo locale. Cioè, io sto scrivendo che siccome se è soddisfatta questa condizione, chiaramente se la F di un punto qua dentro sarà qua dentro e quindi è meno uguale a F. Basta, finito. Però diciamo bisogna saper leggere la figura. Cioè, leggere la figura significa, quindi non abbiamo detto niente di trascendentale. Però se, quindi questo qua sicuramente non è né massimo né minimo locale. La curva di livello, i punti di T li lascia un po' di qua, un po' di là, quindi non è né massimo né minimo. Quando invece le curve di livello, ripeto, come prima erano fatte, curva di livello bianca stava di sotto, era addirittura un minimo, perché stanno tutti di sopra. Ma se prendo anche la parte interna non era più né massimo né minimo, stanno un po' di sopra, un po' di sotto. È chiaro? Oh, è rimasto fuori un caso. Allora, il caso lo faccio qua, lo disegno a parte. Qui abbiamo il gradiente di F grande in P. Io scrivo che il gradiente di F piccolo in P fa 0. In questo caso P che cos'è? La risposta è boh, chi lo sa. Noi quando il gradiente di F piccolo fa 0 ce lo teniamo perché comunque questo è parallelo a questo, saranno probabilmente, imponendo questa condizione, se sono un numero infinito di punti della frontiera di T, pace. Dobbiamo capire perché, ma se invece, come più probabile, questa condizione si verifica solo in un numero finito di punti della frontiera, vabbè, sarà un numero in più di punti da studiare, ma sarà sempre un numero finito di punti. Qua non possiamo sapere la situazione perché non conosciamo localmente la curva di livello di F piccolo. È chiaro? Cioè, se io prendo per esempio F piccolo di xx uguale x quadro più y quadro, allora il gradiente di f, questa chiamo f1, di xy uguale a, al vettore nullo se e solo se xy è uguale a 0, 0. Cioè prendo f2 di xy uguale, abbiamo detto y quadro meno x quadro, anche questa l'unico punto si annulla nell'origine che abbiamo visto qui. Soltanto che F1 uguale a 0 è solo l'origine. Se andate a guardare questo a 0, mi rimanete solo con l'origine. Le curve di livello di F1 sono tanti cerchi concentrici nell'origine. Quando mettete 0, vi rimane solo l'origine. F2 uguale a 0 erano le due rette, le due che erano le iperboli che poi degeneravano le due rette. Quindi, quando ci avete che la gente fa 0, e che ne sapete voi diciamo, la curva di livello può essere una curva regolare, perché per esempio se io scrivo y meno x al quadrato uguale a 0,
gradiente di questi si annulla su tutta la retta y uguale a x, però su tutti quei punti la curva di livello y, diciamo, questa funzione è uguale a 0, cioè scusate, prendo questa funzione qua, poi prendo il livello 0, il livello 0 si ha sulla retta y uguale a x, lungo tutta questa retta, quindi la curva di livello è tranquilla, è una retta, anzi questa retta qua, però succede che lungo tutta quella retta il gradiente della funzione si annulla. Se andate a fare il gradiente della funzione, quello viene 2 per y meno x per il gradiente di y meno x che fa meno x. Ma siccome c'è 2y meno x davanti, quando y è uguale a x viene 0. Se questa qua è uguale a f di xy, no? Il gradiente di f piccolo è uguale a 2y meno x per meno 1. Se andate a guagliare a 0, si annulla quando y è uguale a x. Ok? Quindi, quando il gradiente è nullo, la curva di livello può essere una curva normale, però potrebbe non essere tangente a questa, perché dipende dagli ordini superiori. Potrebbe essere una curva del genere, per esempio potrebbe degenerare in due rette, può degenerare, può essere solo un punto, quindi a seconda delle situazioni dobbiamo secondo dei casi dobbiamo mettere la situazione. Quindi può darsi. Allora, per esempio, se ho la funzione x quadro più y quadro su questo insieme, su un insieme qualunque, e questo è un punto di minimo, perché x quadro più y quadro si annulla nell'origine e altrove è positiva. Quindi siccome quello è un punto di minimo relativo su tutte le due, t è contenuto in R2, la curva di livello è un punto, questo punto lascia l'insieme tutto dalla stessa parte, quindi se invece è la funzione di y quadro meno x quadro, e questo non è né massimo né minimo, e così via. Quindi dipende dal caso. Quindi ricordiamoci, situazione bidimensionale adesso l'abbiamo completamente esaurita, cioè la condizione necessaria è che il gradiente f piccolo, diciamo, affinché un punto della frontiera di t sia un punto di massimo e di minimo locale, una condizione necessaria, se la frontiera di t si descrive localmente come f grande uguale a 0, è che il gradiente f piccolo e il gradiente f grande siano paralleli. Cioè, per meglio dire, supponiamo che il gradiente f grande sia diverso da 0, che il gradiente di f piccolo sia parallelo al gradiente f grande, nel senso che esiste lambda tale che è uguale a lambda per il gradiente f grande. Ok? Quello è necessario. La condizione sufficiente invece non coinvolge soltanto i gradienti, ma vuole che la curva di livello debba lasciare l'insieme t localmente tutto dalla stessa parte. Ok? Questo è quanto. In verità non abbiamo ancora esaurito il caso bidimensionale, c'è un altro problema da affrontare. Quindi come condizione sufficiente, io non mi darò mai altre condizioni sufficienti, ci sono delle condizioni sufficienti in certi casi che funzionano in certi casi particolari andando a esaminare gli ordini superiori. Nella serie non se ne parla proprio, perché non aiutano, diciamo, a parte la difficoltà di calcolare, ma per quello che dovete fare voi vi aiuta sicuramente molto di più il fatto di cercare di capire se la curva di livello di f piccolo lascia l'insieme localmente dalla stessa parte. Allora, andiamo a fare quest'altro tipo di situazione. Allora, noi sappiamo che t è fatto così. Allora, t è uguale all'insieme dell'xy tali che f grande 1 è minore o uguale a 0 messo a sistema con f grande 2 maggiore, minore o uguale a 0. Allora, diciamo,
qui abbiamo f grande 1 uguale a 0, qua abbiamo f grande 2 uguale a 0, qui abbiamo f grande 2 minore di 0, da questa parte abbiamo f grande 1. Quindi questa zona è quell'intersezione che ho scritto qua. Ok? Allora, chiaramente, se io voglio esaminare la situazione su un punto qua, P, è chiaro che qui la frontiera di T è fatta da F grande 1 uguale a 0, quindi il gradiente F grande 1, quindi qua per capire se P è un punto di massimo minimo del locale devo andare a vedere se il gradiente di F piccolo è proporzionale a questo. Ok? Se lo faccio di sotto lo devo fare con F2, perché qua la frontiera non è F1 uguale a 0 ma è F2 uguale a 0. La domanda è: e se devo esaminare la situazione in un punto qua? Allora, stavolta la situazione è più complicata. Perché? Allora, guardate, supponiamo per esempio che il gradiente di F piccolo sia fatto così. Questo punto lo chiamiamo P. Allora, siete in grado di dirmi questo che cos'è? Localmente? Cos'è? Io dico che è un massimo. Perché è un massimo locale? Perché vedete, quando io da qua la curva di livello, la curva di livello può fare così, può fare così, può fare così, diciamo. Ma come la faccio? Faccio sto pesce, lo lascio tutto a sinistra, a destra. Questo T deve stare per forza da questa parte localmente. È chiaro? Perché non lo può lasciare, non lo può andare a intersecare? Perché se voi andate a disegnare il gradiente di F1 e il gradiente di F2, il gradiente di F1 qua, se vi ricordate, il gradiente di F1 e il gradiente di F2 stavolta sono fatti così, perché nel punto si intersecano F1 uguale a 0, F2 uguale a 0, cioè gradiente F1 e gradiente F2. Allora, che succede? Che localmente, immaginate che questi lati siano dritti. Allora, che cosa vuol dire? Da un lato deve avere l'ortogonale al gradiente F2 e dall'altro lato deve avere l'ortogonale al gradiente F1. Allora, questi lati, diciamo, localmente T qua, a meno che il fatto che sia tangente, beh, diciamo, i due, le due parti del becco della figura devono essere entrambe tangenti, una a questa e una a questa. Okay. Quindi
caso in cui si veda la figura, prendete un triangolo con una punta molto stretta. Allora, qui è il gradiente di errore. Qui è il gradiente di errore. Allora, prendete il gradiente di F piccolo qua. Adesso fate la curva di livello. La curva di livello deve essere ortogonale al gradiente di F piccolo. La curva di livello ortogonale al gradiente di F piccolo. Lo vedete che lascia T? T sta qua. Sta tutto alla stessa parte. Fino a che è vero? Beh, è vero fino a quando io non mi spingo fino al gradiente di F1. Quando arrivo al gradiente di F1, la curva di livello viene qua. E mo, essendo tangente, in realtà potrebbe lasciare un pezzo di T. Quindi qua è il caso limite. Dall'altra parte, il caso limite è quando il gradiente di P è uguale al gradiente di F2. Quindi se il gradiente di F sta in questo, si chiama cono, diciamo, noi abbiamo gradiente di F1, gradiente di F2, quindi se il gradiente di F è uguale a lambda gradiente di F1 di P, più mu gradiente di F2 di P, e lambda e mu sono entrambi strettamente positivi, allora in questo caso è sicuramente un massimo. Posta la situazione che qua abbiamo minore uguale e minore uguale, allora P è max locale. Se invece basta che uno di questi due sia 0, è bisogno di avere tutte le livelli. Se uno è positivo e uno è negativo, diciamo, se non esistono lambda e mu entrambi positivi, per meglio dire, allora non è né massimo né minimo. Cioè, se siamo fuori, se il gradiente di F sta in questa zona, va bene. Se sta, è uno di questi due, siamo al limite. Se sta fuori di questa zona, allora che cosa succede? Succede, ovviamente, abbiamo una situazione di incertezza, cioè non incertezza, cioè c'è una zona nella quale non è né massimo né minimo, e poi se sta in un'altra zona che sarebbe il rovesciato di questa, allora è minimo. Quindi abbiamo gradiente F1, gradiente F2. Se punta di qua, max locale. Se sta di qua è minimo locale. Se sta di qua, scusate, se sta di qua o di qua non è né massimo né minimo. Vi ricordo che questi sono i gradienti, eh? Non è T. Gradiente F1, gradiente F2. T lo dovete fare ortogonale ai gradienti, cioè questo è T, più o meno. Scusate, T lo devo fare così, più o meno. Questo è T.
se il gradiente di F punta qua, allora quando andate a fare l'ortogonale vedete che spacca T e quindi non è né il massimo né il minimo. Se il gradiente di F piccolo punta di qua, quando fate l'ortogonale vedete che T rimane tutto a destra e quindi è un punto di minimo. Prima non era né il massimo né il minimo, se punta da quest'altra parte è un punto di massimo. Siccome mi sono picciato, se volete lo ripeto. Questo è T. Questi sono gradiente di F1, che vedete è ortogonale a questo. Questo è gradiente di F2. E questo è gradiente di F1, che è ortogonale a quest'altro. Allora, se questa zona, se il gradiente di F punta in questa zona, ma anche punta verso qua dentro, qui c'è il minimo. Qui c'è il massimo, se punta di qua, in questa zona qua, o in questa zona qua, non è né massimo né minimo. Quindi questa è la situazione bidimensionale. Come vedete in questo caso è più complicato perché ovviamente se il gradiente coincide con il gradiente F1, diciamo è proporzionale al gradiente F1 oppure è proporzionale al gradiente F2, siamo nel caso limite. Bisogna andare a vedere poi come fa la modalità. Ok? Quindi questa è la situazione. E così con ciò abbiamo concluso il caso bidimensionale, che quindi come vedete è abbastanza come dire elaborato, no? Quindi se noi vogliamo riassumiamo qua facciamo le cose. Se noi vogliamo studiare un problema noi vogliamo studiare questo problema, facciamo una traccia così almeno rimane una traccia scritta. Insieme delle x, y,
appartenenti ad A, tali che il gradiente di F di U calcolato allora, punti stazionari su DT intersecato FK uguale 0. Cioè, la parte di frontiera, chi sarà DT? DT sarà, diciamo, se x appartiene a dt, avremo che o fk di se x appartiene diciamo ne, esisterà almeno un j compreso tra 1 e k, tale che f j faccia 0. Non è detto che siano allora, F1 uguale a 0, F2 uguale a 0. Se T è questo, qua F1 è quello uguale a 0, ma non stiamo in D e non siamo manco sulla frontiera. Quindi i punti della frontiera sicuramente hanno uno degli F con I uguale a 0, ma non è, diciamo, ma non è detto che se f con 1 uguale a 0 sia sulla frontiera. Però noi vogliamo andare a cercare i punti stazionari su questa parte, questo pezzo di frontiera. Come si fanno? Questo è l'insieme degli x appartenenti a dt intersecato fk uguale a 0, tali che df esiste lambda, esiste lambda appartenente a R, tale che def xy è uguale a lambda def gamma. Allora, e poi si allora, per vedere se questo è un punto invece di massimo di minimo, diciamo punti stazionari su DT intersecato F1 FH uguale a 0 intersecato FK uguale a 0 in questo caso in genere sono un numero finito di punti, quindi non è un insieme, diciamo un insieme finito. Allora scrivo così: xy appartenente a questo qua è stazionario. Se solo se per definizione esistono lambda e mu, lambda maggiore o uguale a 0, mu maggiore o uguale a 0, tale che gradiente di f in xy è uguale a lambda gradiente di fh xy più mu gradiente di fk xy. Oh, quali voglio entrambi maggiori o uguali di 0? Se
Questo perché siamo nel caso bidimensionale, poi vedremo che questa cosa è un po' diversa. Diciamo che questo però, entrambi dello stesso segno, quindi lambda maggiore uguale di 0 oppure lambda minore uguale di 0. Allora, questo tendenzialmente, cioè, qua se ci sono tutti e due positivi è un massimo. Qua abbiamo max locale se maggiore di 0 e maggiore di 0. Se invece questi sono tutti e due negativi abbiamo un minimo. Quindi li vogliamo entrambi dello stesso segno. Se riesco a descrivere gradiente F uguale a lambda questo più mu questo con lambda e mu dello stesso segno, allora quello tendenzialmente è un massimo in un caso e un minimo in un altro caso, però devo, se le due costanti sono entrambe positive, sono sicuro che è un massimo. Se sono entrambe negative, sono sicuro che è un minimo. Ok? Questa condizione la daremo in maniera, quando parleremo in tre dimensioni, sarà diversa. Sarà diversa nel senso che qua c'è un misto, cioè non vogliamo identificare soltanto la stazionarità, qua vogliamo distinguere la situazione massimo da minimo. Ok? Questo fatto lo capiremo meglio nell'ora successiva.